di un bollino. Perché questo? Perché bisogna dire che in alcune zone che sono a rischio non si deve costruire e chi acquista una casa in quelle zone deve essere cosciente che quella casa è a rischio. Perché noi a oggi non sappiamo quando compriamo una casa se quella casa è a rischio e a che rischio corre. Se si vuole reinvestire nel territorio, nell'edilizio urbano, occorre una mappatura del territorio e soprattutto delle abitazioni che sono potenzialmente a rischio. Vado velocemente all'ultimo dei due temi. Il primo, la sanità. Io ho un'iniziativa pubblica, un anno fa ho fatto una battuta, che non è tanto una battuta. Noi rischiamo che l'ospedale di Livorno sia l'ospedale, sia Cisamano. Qualche medico se ne è avuta male, ma secondo me è così. Perché noi abbiamo perso troppo tempo a discutere su dove farlo, come farlo, quando farlo. Ora si sembra giunti alla conclusione, ma Livorno e i propri cittadini devono avere una sanità da Livorno a Piombino degna di questo nome. Noi rischiamo di essere marginalizzati rispetto alla sanità e rischiamo di essere quelli che vorrebbero una sanità funzionante, però discutono su come e dove farla e poi alla fine gli altri prendono risorse, infrastrutture e creano soprattutto sviluppo e occupazioni, che è quello che noi chiediamo. C'è il problema delle case della salute, oggi troppo poche. La battaglia dello spesso in questo tema è una battaglia importante. Noi sul Comune di Livorno oggi non abbiamo casa della salute, però si apre quotidianamente i giornali, molti medici privati si creano la propria casa della salute e il proprio centro medico. Guardate, oggi è competitivo perché magari costa meno, fra qualche anno, nel momento in cui il pubblico non sarà più gratuito, o perlomeno costerà un costo marginale, quel privato diventerà essenziale, aumenterà i costi, perché funziona così. Io non riesco a capire perché nel nostro paese su alcuni settori fondamentali il privato ci guadagna o perlomeno ci lucra, che sono ad esempio la sanità, che sono ad esempio i rifiuti, che sono ad esempio altri settori, il privato ci guadagna e il pubblico non riesce a guadagnarci. Io credo che ci sia un problema di moralità, di competenza, di caratteristiche rispetto agli investimenti che vada discusso, perché il pubblico è quello che dà garanzia a tutti noi di avere una vita dignitosa nella scuola come nella sanità, che può dare a uno Stato, a una società, la possibilità di sviluppo e soprattutto di conoscenze tali equidistanti rispetto all'economia che può dare veramente la cittadinanza a un popolo. Concludo sui temi anche che poi molto probabilmente riprenderà da lì. Noi nella nostra piattaforma rilanciamo un tema, oltre al tema dell'energia, dell'industria. Il tema che se un'area è un'area di crisi, l'area di crisi deve essere dotata di uno strumento di sostegno al reddito in grado di sostenere i lavoratori fino a quando non si esce dalla crisi. Perché se per colpa delle istituzioni o della mancanza di investimenti i lavoratori coperti dall'ammortizzatore sociale si crea un regime di povertà e un conflitto sociale tale che noi non riusciamo a gestire. Io dico due parole sul reddito di cittadinanza. Io ho letto le bozze. Io non vorrei che il reddito di cittadinanza, così come strutturato, almeno dalle bozze e dalle indiscrezioni, sia come la buona scuola. Quello di costringere il disoccupato a accettare qualsiasi lavoro, pena la perdita dell'ammortizzatore sociale. I criteri introdotti mi lasciano perplesso, uno fra tutti i 100 km di distanza dei primi due posti di lavoro, come il criterio di non avere un'auto nuova di proprietà, poi voglio sapere come ci si sposta per 100 km, e poi soprattutto c'è un dato che voglio farvi riflettere tutti. Chi è che propone a chi il lavoro? Perché poi le proposte qualche donna dovrà fare a questi disoccupati. Chi è il soggetto terzo? Viene fatto un concorso pubblico? È un'agenzia interinale? Guardate, non vorrei che rispetto a questi temi si voglia creare le condizioni affinché qualcuno scelga il lavoro in base all'appartenenza. Noi non possiamo accettare questo. Noi abbiamo la necessità che sia il lavoro, gli investimenti a creare la società, creare le condizioni di sviluppo, e non ci accontentiamo con il reddito. Non mi basta il reddito. Noi abbiamo avuto
delle disgrazie sul territorio, persone che hanno deciso di suicidarsi, ma non perché non avevano reddito, c'erano cioè, reddito di cittadinanza e volevano un lavoro. E questa cosa deve far riflettere tutti. Per questo noi siamo a disposizione di tutte le forze politiche della sinistra, facendo un appello: rimettiamo al centro il lavoro. A noi non ci interessa delle candidature, non ci interessa delle sensibilità, vogliamo che questo territorio rilanci l'economia, rilanci lo sviluppo, crea occupazione, perché la storia di Livorno è questa, siamo stati troppo fermi in questi anni, occorre un rilancio forte, lo dobbiamo non solo a noi, ma ai nostri figli e ai nostri nipoti. Pertanto la CGIL a disposizione sarà in campo, ovviamente, come ho detto prima, lo sarà sulle proprie conoscenze, con le proprie capacità all'interno del proprio statuto e soprattutto non accetteremo che partiti che si rifanno a ideologie del ventennio si possessino di un territorio del quale ovviamente ha nel suo DNA l'accoglienza e soprattutto la capacità di dare risposte a più deboli. Grazie a tutti, do la parola a Giancarlo Francese.